Eccoci qua, siamo con la nostra Penelope in versione sex. Buongiorno. Avete visto come sono ipnotica oggi? Ipnotica, la nostra Penelope ipnotica. Sono appena tornata dalla SS91. La tangenziale, dal lavoro in tangenziale di Penelope. Ridere. Versione mignottone da corsa. Dai, no, senso, non esagerare, dai, in forte. Versione un po' sexy. Perché prima c'era quella maglietta, quella cosa che mi faceva sentire a disagio. Quindi ho dovuto esagerare al contrario per comparare queste emozioni negative che mi ha dato quella maglietta. Verso l'inverso. Sì, infatti. E quindi oggi vedremo questa stesa particolare che secondo me è molto interessante e molto richiesta anche, in cui cercheremo di capire se riuscirete a diventare la fidanzata ufficiale, quindi se riuscirete ad essere alla luce del sole, come molte volte mi chiedete. Puoi raccontare qualcosa prima su qualche entità, qualcosa che noi facciamo sempre... Se voglia, senza nessun impegno ovviamente. Non mi ricordo, mi era venuta in mente una cosa proprio ieri mentre pulivo casa. Ah, ecco, vi volevo dare un suggerimento prima di San Valentino. Vi volevo dire, potreste fare, siccome diciamo a volte si accumulano delle energie in casa, una pulizia energetica del vostro appartamento. Quindi a che cosa servono le pulizie energetiche della casa? Ve lo dico perché l'ho fatta io ieri e quindi diciamo sono fresca di pulizia energetica, cioè in realtà ho fatto la pulizia generale e devo ancora farla quella energetica, però era propedeutico alla pulizia energetica quello che ho fatto ieri. E praticamente che cosa si fa e a che cosa serve una pulizia energetica della casa? Può servire per tanti scopi, ad esempio può servire per aiutarvi ad attrarre dei tipi di energia che non arrivano nella vostra vita, ad esempio, o ad eliminare alcuni ostacoli riguardanti alcune dinamiche che voi avete. Quindi diciamo che per poterla fare io vi indicherò delle cose esoteriche da utilizzare, però qualora non aveste proprio queste cose esoteriche che si comprano nei negozi esoterici preposti, vi darò magari qualche indicazione per fare quella proprio più semplice. E allora io direi che innanzitutto questa pulizia energetica, se voi la fate precedere da una defumazione dell'appartamento di pulizia delle energie negative, è una cosa buona, cioè nel senso si usano degli incensi per fare le pulizie energetiche diciamo da tutte le cose tossiche che possono essere entrate in casa nostra attraverso di noi. Si usano degli incensi che si chiamano defumadores di descargo, però in mancanza di questo defumador potete semplicemente prendere comunque del palo santo o della salvia bianca e iniziare a fare delle defumazioni nelle stanze di tutto l'appartamento in cui vivete, partendo dall'angolo più interno verso l'angolo più esterno di ogni stanza, verso la porta, per poi, diciamo, defumare ogni stanza, compreso il bagno e i ripostigli, e procedere verso l'uscita di casa, cioè nel senso che la defumazione si conclude sull'uscio della casa, verso proprio la porta di uscita. E poi, diciamo, il residuo di queste defumazioni lo gettate in un corso d'acqua, possibilmente. E allora, come fare invece la pulizia energetica? Perché questa è una fase propedeutica, quella della defumazione. La pulizia energetica va fatta con tipicamente l'acqua, cioè dopo che avrete lavato per terra a casa vostra, se ad esempio volete attrarre l'amore,
e non avete, diciamo, polveri esoteriche e acque profumate, potete fare in questo modo. Prendete una rosa rossa e diciamo mettete i petali nell'acqua, nell'acqua per lavare il pavimento, li lasciate per una notte intera, il giorno dopo togliete questi petali e praticamente lavate il pavimento dalla parte più interna della vostra stanza verso quella più esterna, quindi ogni stanza sarà lavata dall'angolo estremo del pavimento, quello più interno, verso l'uscio dell'entrata della stanza, e così via discorrendo le stanze che compongono il vostro appartamento fino alla soglia della porta di casa. E quindi questo è, diciamo, una soluzione per attrarre l'amore, altrimenti farete la stessa procedura con dell'alloro. Non si fa niente di tutto questo con diciamo la pulizia energetica reale, quella vera, perché si usano delle altre sostanze che sono ad esempio l'acqua di rose, l'acqua di ruta, poi si usa anche l'acqua di Palo Santo, oppure si usano acque mescolate tra loro, e soprattutto il Van Van. Il Van Van è una lozione esoterica che si usa anche addosso. Praticamente sono alcuni ingredienti che io utilizzo anche per comporre i profumi che faccio, e quindi queste, invece che metterli addosso, si versano nel secchio d'acqua e si usa sempre la stessa procedura, si lava dall'interno verso l'esterno. Ora, questa è la pulizia energetica. La stessa procedura che si usa per lavare il pavimento e per togliere le negatività dal pavimento può essere usata anche sugli oggetti, ad esempio. Quindi se avete degli oggetti particolarmente carichi di energia negativa, ad esempio l'ex vi ha regalato una roba che non sapete se buttare o meno, la passate con delle soluzioni di acque profumate che tolgono l'energia negativa alle cose, che possono essere ad esempio il Van Van, appunto. Il Van Van è un'acqua che uno dovrebbe avere sempre, la cosiddetta destrancadera, si chiama anche così. E quindi attraverso... Penelope, dove si trova il Van Van? È nei negozi esoterici. Ah, ok. E solo io le cose che ho nominato, cioè ve le ho dette perché so che magari alcuni hanno difficoltà ad andare nel negozio esoterico, e quindi vi ho consigliato di fare la pulizia energetica del pavimento con i petali di rose per una notte a bagno, quella per San Valentino, oppure la pulizia e poi la mattina li togliete e lavate il pavimento con quell'acqua in quel modo che vi ho descritto. E oppure altrimenti fare, diciamo, il lavaggio con queste foglie di alloro, le lasciate a bagno una notte nell'acqua e poi le togliete e lavate il pavimento con quell'acqua sempre dall'interno verso l'esterno. E altrimenti la cosa ideale sarebbe appunto diciamo essere provvisti di queste acque profumate, di queste soluzioni che si versano nell'acqua del secchio e si lava il pavimento in quel modo. E poi vi dicevo appunto che anche attraverso la pulizia degli oggetti si può avere comunque un giovamento, quando si sentono delle energie troppo pesanti in casa, o quando per esempio si è stati lasciati o si possiedono degli oggetti che ci ha regalato ad esempio qualcuno che non ci piace troppo o su cui siamo indecisi, che non sappiamo che energia ha. Insomma, le cose noi le percepiamo comunque, con un minimo di allenamento e di sensibilità potete subito capire se un oggetto è in armonia con voi oppure no. E quindi se un oggetto non è in armonia con voi, io consiglio sempre di lavarlo in questo modo, perché la classica acqua e sale, secondo me, è meno potente. Acqua e sale meno potente, ok. Ho sete. Mi posso alzare a prendere l'acqua? Va bene. Aspettatemi. Ecco qua. Eccoci. Sono tornata. Ho preso la bottiglia di tè zero, che Max dirà, ma cosa è zero? Non è per niente zero. Fa cagare. Tè alla pesca zero. Allora, ragazzi,
sì, quindi stavamo dicendo di queste acque profumate, quindi vedete un po' voi che cosa riuscite a fare e se vi volete cimentare io vi do questo consiglio prima di San Valentino. Bene, bene, quindi e allora possiamo partire, direi, tu bevi il tuo tè zero. E che stesa vediamo oggi, quindi? L'arsura. Oggi non abbiamo le micette. Allora, oggi ho sistemato casa in modo tale che la teona è su un tappetino morbidissimo e quindi è tutta stravaccata sulla sirenetta. Ho pubblicato una foto ieri su Instagram e quindi sta ancora lì. È proprio è così, tipo, nella pace dei sensi. E poi c'è la fufu a dormire su e poi niente, le altre micette dormono praticamente. Ah, oggi niente micette, peccato. Sì, oggi peccato. Dormono tutti, che ne so, io invece sono molto sveglia oggi e non vi posso dire perché. E dici, ormai non puoi dire, perché sei sveglia? No, è perché sono tutta allegra e devo incontrare una persona. Ah, ok, appuntamento galante per la nostra Penelope. Che non brava. È al parcheggio del cimitero, comunque. Quale parcheggio ti porta? No, non c'è il parcheggio. Meno male, meno male. Siamo davanti a tutti. Brava Penelope. Siamo dei voyeur, ci piace essere visti. Brava Penelope. Bene, dai, bene. Allora niente, dobbiamo fare questa bellissima stesa e quindi faremo questo tarocco e vi presento i testimoni. Allora, così poi guardiamo anche dalla Sibilla dell'Eros se riuscirete a diventare una coppia oppure no. Allora, il primo testimone è il ragno o la candela? Il ragno. Allora, il mio anello a forma di tarantola è il primo testimone. Adoro tantissimo questo anello. Allora, poi c'è la campanella e poi c'è la candela della zia Silvia. Il sole, le soleil. Allora, possiamo partire, Max? Andiamo, quindi scegliete quindi l'anello a forma di tarantola. L'anello, oppure la campana e il terzo, il sole. Allora, il sole. Questo è il primo, l'anello. Bene, bene. Due petali fragili, sì che spiralitoso, solo se ci credi avrà un successo strepitoso. C'era la mia vicina che sta per chiamare il ser. Ormai? No, perché sono un po' scemotta, allora. Ma ti sento perché? No, stava proprio passando davanti e mi ha salutata dalla finestra. Allora, ragazzi, vediamo se riuscirete. Coloro che hanno scelto la tarantola. Scusa, ma quindi non hai privacy? Ti passa davanti la vicina e vede che fai dentro? Sì. Sì, quando non è chiusa la finestra, sì, perché non ho rimesso le tende e devo rimettere le mie tende rosse pesantissime, che sembrano le tende di un teatro, sono lunghissime rosse. Rosso non fuoco, rosso bordeaux. Sapete che mi piace il rosso, non sarà un mistero questo. E quindi non le ho ancora rimesse, allora sì, mi guardano dall'esterno. Accidenti. Ma tanto è praticamente sempre chiusa a casa mia, non si vede mai niente. Addirittura sai che 2 settimane fa la vicina mi ha bussato per dire: ma va tutto bene, Penelope? Ah, sì? Sì, perché no, perché non ti sento e non ti vedo, non riuscivo a capire se te ne eri andata. Ma quando ma vengono i maschi, tu attiri le ma tende. C'è la teona che urla a tutte le ore di giorno e di notte quando le cambio il pannolino. Comunque abbiamo iniziato una cura da 3 giorni per la teona e secondo me le farà bene perché ho visto che è un po' più arzillina. Addirittura forse è entrata persino in calore, cosa molto strana, quindi vuol dire che secondo me sta meglio. E quando mi porto i maschi a casa non vengono maschi, ci sono gli spiriti, cosa devono venire i maschi a casa? Hai ragione.
vediamo. E non mi piacciono neanche i motel, preferisco il parcheggio del cimitero al motel. Anzi, in realtà il parcheggio del cimitero, anzi no, il cimitero è una mia fantasia erotica, invece non mi ha mai voluto portare nessuno. Ma pensa a te. C'è chi può e chi non può. Allora, vediamo un po'. Le persone che hanno scelto la tarantola riusciranno a diventare, ad essere ufficiali nella vita della persona a cui stanno pensando, ad avere una relazione ufficiale con questa persona? Un numero da 1 a 22. Da 1 a 22, 22. Il matto e il sole. E il voi avete scelto il matto. C'era quella canzone Sole Matto, di una vecchia canzone. Ma che sole matto? Quello è cuore matto. Ah, cuore matto. È vero. Già è vero, il cuore matto. Sole matto, matto da legare. Il cuore matto, pensavo fosse sole matto. Stiamo perdendo colpi. Sì. Invece di darli, li stiamo perdendo. Allora, vediamo un po'. Befana! Befana! Allora, vediamo un po' questo matto. 10 di denari, regina di denari. Allora, il matto, il 9 di bastoni, il 4 di denari, l'8 di coppe. Allora, per ora non si muove niente, cioè resterete secondo me nella stessa situazione, però comunque occupate già un posto e c'è comunque un legame tra di voi che per questa persona è importante. E questa persona probabilmente per ora più che altro non può, secondo me, attuare delle variazioni, però non si esclude che possa un giorno in futuro cambiare la situazione. Dimmi un numero da 1 a 21. 15. Dunque, il mondo, il 6 di bastoni, il 10 di spade e l'asso di denari. Quindi io direi di no per il momento, perché proprio la stesa comunque è abbastanza penalizzata. Perché? Perché secondo me è una questione di soldi, cioè allora la persona che vi piace se è impegnata nel senso di sposata, cioè perché qui secondo me ci sono delle questioni economiche che impediscono a questa persona di fare una scelta. Oppure le questioni potrebbero essere semplicemente di interesse economico, ad esempio potrebbero anche non essere sposati, ma magari uno dei due ha qualcosa che all'altro interessa e quindi non, la persona che vi interessa non vuole finire la situazione per un senso di comodo, di vantaggio, di interesse di qualsiasi tipo. Non c'è affetto, secondo me, con l'altra persona. Oppure semplicemente se non c'è un'altra persona di mezzo, semplicemente questa persona, cioè ad esempio potrebbe essere sposata legalmente però non fare più sesso con la moglie, essere magari separate in casa e non fare più sesso però comunque avere ancora il legame matrimoniale formalizzato. Sesso con la moglie ancora, oramai dopo un certo tempo non si fa più sesso con la moglie, tu conosci? Come non si fa più sesso con la moglie? Vabbè, dopo un po' di anni, scusa. Cioè. Poi, secondo me uno cioè, lo può creare tutti i giorni, l'amore. Basta che ogni tanto uno cioè, fa altre cose, cioè che ci si tradisce un attimo. Cioè, io il tradimento lo vedo come un antidoto all'infedeltà, alla cessazione dei rapporti. Allora, comunque, a parte le mie visioni, diciamo, in questo momento vi stavo dicendo che comunque qui questa persona ha l'interesse di dover conservare, secondo me, l'altro legame o la sua situazione economica intatta. Quindi, secondo me, per il momento non diventerete le sue compagne ufficiali o il suo compagno ufficiale per due motivi.
o perché diciamo è svantaggioso affrontare una separazione, oppure semplicemente perché questa persona ha come priorità risolvere altre questioni. E secondo me, se questa persona fosse libera e non vi ha ancora scelto, è molto difficile che vi sceglierà. È più probabile che, se è impegnata e non vi sta scegliendo, ci tenga comunque di più a voi che non se è libera, perché questa stesa è svantaggiosa per chi è single, cioè per chi è libero proprio. E giusto, giriamo su un'altra carta e vediamo che cosa ci viene come terza carta. Un numero da 1 a 21. Da 1 a 21, 10. Anzi, da 1 a 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, la ruota della fortuna, il 7 di coppe, il 9 di spade, il cavaliere di spade. E allora, ragazzi, no, proprio le carte dicono che in questo momento, nonostante questa persona magari voglia qualcosa in più, però secondo me la situazione per ora non cambia. Cioè, ho provato a girare un'altra carta per darvi un'ultima possibilità, ma non cambia un cazzo. E quindi vi porterà comunque a casa sua o verrà a casa vostra, però non sarete comunque presentati a genitori, amici, fratelli, parenti, animali e figli. Ah, bene, neanche questo gli animali. È quello che dicono le carte. Accidenti, neanche al gatto. Il gatto dipende. Allora, ragazzi, io direi che questa stesa ci ha portato abbastanza sfiga il ragnetto e può terminare. Però non è detto, non è vero che non era una stesa così sfigata. Ne ho viste decisamente di peggiori. Invece era più che altro una stesa un po' statica, diciamo, e non succedeva un granché. Allora, ragazzi, passiamo al secondo testimone. La campanella che io uso per i miei rituali magici. La campanella. Allora. Coloro che hanno scelto la campanella, cosa possono aspettarsi riguardo il loro futuro sentimentale ufficiale? Cioè, riusciranno ad avere una relazione ufficiale alla luce del sole con la persona a cui stanno pensando? Bene, un numero da 1 a 22. Da 1 a 22, 13. Il sole e la ruota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La papessa. Vediamo. Mamma mia, fa un caldo terribile, anche se ho spento l'aria. È terribile. Sto avendo caldo anche con anche svestita così. Mamma mia. Ma d'estate come fai, scusa? È difficile. Io non ce la faccio d'estate. Accendo l'aria condizionata, cioè, che poi quest'estate sono stata senza aria condizionata, quindi è stato un delirio. Cioè, tipo, mi svegliavo di notte e mi gettavo l'acqua perché si era rotta, e tipo mi gettavo l'acqua gelata addosso. I gatti non hanno freddo con l'aria condizionata? Sì, hanno freddo, ma comunque io limito molto il freddo d'estate. E perché la mia priorità è sempre far star bene le mie bambine, contrariamente a qualcuno che può pensare che io non le ami abbastanza. Ma chi è che lo pensa, quel coglione che lo pensa? Allora, no, perché le persone proprio hanno delle fantasie incredibili. Allora, vediamo un po'. La papessa che cosa ci dice? Sette di spade, asso di bastoni. È un taglio interessante. La papessa, il 5 di bastoni, il cavaliere di spade, l'asso di bastoni. C'è una proposta attiva da parte di questa persona che vi interessa di raggiungere un obiettivo. Non si sa bene ancora quale obiettivo, però questa persona è molto legata a voi e anche se è una persona di poche parole e vi dimostra poco
magari non ve lo dice che vorrebbe comunque che voi diventaste la persona ufficiale, che sia uomo o donna, questa persona secondo me invece l'intenzione comunque di diciamo di rendere la relazione ufficiale ce l'ha, e comunque questa papessa con questo cavaliere di spade che va verso di lei indica comunque un senso di affinità e di compatibilità tra queste due persone. Allora, un numero da 1 a 21. Da 1 a 21, 9. Le stelle, il re di bastoni, il 10 di denari, la regina di coppe. Allora, innanzitutto, secondo me, in questa stesa c'è un'evoluzione. Allora, secondo me sarete comunque presentati a qualcuno in futuro. Quindi io qua ce la vedo, un'evoluzione. Non so se possono essere i genitori, per esempio familiari o amici. Comunque c'è un presentarvi a qualcuno che è importante per lui o per lei. Quindi secondo me che siano anche amici, ad esempio. Può essere anche che vi proporrà, vi inviterà a casa di altri amici a cui tiene o a casa con i familiari. Vedo comunque un qualcosa di molto interessante, e potrebbero anche esserci dei legami, tra virgolette, di interessi personali o lavorativi, cioè senza le virgolette, nel senso che potrebbe esserci qualcosa che vi accomuna a livello di interessi personali, oppure potrebbe essere che avete qualcosa di lavoro anche in comune con lui. Allora, secondo me è una stesa abbastanza positiva questa, che non indica ancora che siete in perfetta sintonia, perché comunque manca una parte importante, secondo me, nella stesa, perché voi possiate essere una coppia, diciamo, a tutti gli effetti ufficiale. Più che altro manca, secondo me, una parte di affinità verso questa persona, come se aveste delle differenze strutturali, caratteriali importanti, e quindi questo non è ancora super positivo. Un numero da 1 a 20. Da 1 a 27. Beh, sapete, in un certo senso bisogna avere dei difetti compatibili, ad esempio potreste avere dei difetti incompatibili tra di voi. Allora, 7, 3, 4, 5, 6 e 7. Il matto, il 5 di spade, il re di denari, il 9 di spade. Infatti, ragazzi, secondo me è una situazione un pochino traballante, cioè andrete avanti, però poi secondo me c'è anche un passo indietro, perché comunque secondo me siete molto diversi dall'altro come carattere, e quindi secondo me se volete avere una relazione, diciamo, alla luce del sole con questa persona, dovete accettare delle condizioni molto pesanti, cioè molto pesanti per voi a livello proprio di come gestire la vita, perché lui o lei è una persona molto difficile, che comunque si offende facilmente, che poi magari vi tiene il muso, e che comunque, insomma, è un pesantone. Non lo so quanto ve lo posso consigliare questo come fidanzato però vabbè, cazzi vostri, che vi devo dire. Ragazzi, niente, comunque il primo step sarà raggiunto, poi magari la valutiamo dopo la sfiga, ma magari quando avete poi la seconda parte ci sentiamo al telefono, va bene? Bene, bene. Io direi di passare all'altra. Raccontaci prima chi sei però, dove ti trovano. Io sono Penelope, questa è la mia carta preferita, l'asso di bastoni. Allora... Sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica, e mi potete trovare sull'account Instagram Penelope Wengo, Penelope W-E-N-G-O, oppure sul sito web Wengo W-E-N-G-O, e potete contattarmi diciamo anche lì chiamando il centralino, anzi vi consiglio semplicemente di cliccare sulla cornetta e di inserire il mio codice sconto Penelope quando c'è la voce accetta il consulto. Oppure se mi volete contattare su Instagram, facciamo tutto per appuntamento, più o meno gli appuntamenti sono dalle 14 alle 16 tutti i giorni a parte la domenica.
e quindi vi aiuterò attraverso varie soluzioni a fare in modo che la vostra vita possa migliorare. Quello che faccio per la mia vita lo faccio e lo farò anche per la vostra. Quindi ci sono tutti i profumi, i talismani, i pentacoli e tutte queste cose bellissimissime che non vedo l'ora di fare per voi. I profumi come funzionano? I profumi sono interessantissimi i profumi, perché funzionano anche a distanza, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, perché funzionano con una vibrazione, diciamo, una vibrazione energetica che, diciamo, mette in atto quelle dinamiche che noi vogliamo proporci di replicare nella realtà. Attraverso, diciamo, queste misture a base di oli, di acque, di resine e di polveri, si elabora questo profumo che può essere sia utilizzato in presenza che, ad esempio, utilizzato quando si scrive ad una persona per lavoro o per amore, oppure semplicemente indossato per far accadere delle cose. Voi dite come si fa se la persona non sente il profumo o le persone non sentono il profumo? Non ve lo so dire, ha un effetto comunque lo stesso, quindi il profumo ha un effetto sia a distanza che in presenza ed è preparabile per tutti gli scopi possibili, quindi per la bellezza, per dimagrire, per, non lo so, per avere maggiori incontri sessuali, per legare di più a noi una persona. E funzionano secondo me benissimo, io li amo tanto e non ne so fare veramente a meno, come anche tutti i clienti che ho. Non rappresentano un miracolo, perché poi a volte quando mi contattano su Instagram per chiedermi il profumo mi dicono vorrei che lui tornasse da me. Cioè, ragazzi, il profumo è un profumo, non è un miracolo, nel senso che cioè, è un profumo che vi aiuta ad attrarre delle nuove energie amorose, ad esempio, oppure se avete il fidanzato, ad esempio, io posso mettere degli ingredienti che vi aiutano a non essere lasciati dal fidanzato, a fare in modo che lui provi attrazione sessuale maggiore, a fare in modo che andate di più a letto insieme se si è interrotta l'attrazione sessuale o altre cose. Però il fatto strutturale, cioè un profumo, non è un rituale magico, e peraltro premetto, io rituali non ve ne faccio più, quindi avrete solo a disposizione questi mezzi magici miei da parte mia, perché non ho tempo per fare rituali, purtroppo il tempo è tiranno. E quindi farò solo questo per voi ora. Richiedono tanto tempo? I rituali richiedono tanto tempo, quelli fatti in un certo modo, richiedono anche un certo costo, sia per l'operatore che per insomma chi fa il rituale, cioè chi commissiona il rituale. E spesso le persone non riescono a capire quanto impegno, cioè, ci sia dietro un rituale, quindi ho deciso proprio per scelta di non farne più per altri. Cioè, nel senso, li farò per alcune persone, magari i miei clienti che già conosco, però per nuove entrate no, preferisco no, perché comunque sono delle situazioni, i rituali che creano, che sono non garantite, perché io quando per esempio mi contattano per un rituale, per etica professionale, una persona deve sempre dire, così come quando uno lo compra da un negozio magico un rituale, ad esempio, non so se voi avete mai acquistato un rituale, perché i rituali non sono il rituale del limone che ammazzate in mezzo alla strada col coltello, lo uccidete e dici voglio che questi due si lasciano. Cioè, ragazzi, i rituali non sono queste robe qui, i rituali sono delle cose serie che si fanno con delle procedure magiche e possono durare da pochi giorni a un mese o di più. E questi rituali si acquistano da negozi specifici oppure si formulano in base alla propria competenza su nostra, diciamo, coscienza di operatori. Quando voi acquistate un rituale, sul rituale voi trovate scritta una frase importantissima. Queste sono curiosità magiche e il presente rituale non è, non è possibile di portare nessuna garanzia e non offre nessuna certezza nel suo esito.
Cioè, non è un pararsi il culo, semplicemente la scienza addirittura fa degli errori grossolani, terrificanti. Figuriamoci la magia. Cioè, ragazzi, la magia funziona su una vibrazione energetica. Io tuttora sto studiando, comparando tra la scienza e la magia, come si possa relazionare la scienza alla magia nel far accadere le cose attraverso la volontà. Ma se noi ci aspettiamo di avere delle garanzie di riuscita dall'operatore, quello è il primo segnale che vi deve dire che siete di fronte a un ciarlatano. Quindi, ragazzi, da me non avrete mai nessuna garanzia di riuscita, perché io sono una persona seria, non perché non lo sono, e tant'è che io ho deciso di non farne più, perché la garanzia di riuscita passa da mille cose. Uno, l'impegno nel fare ad esempio un altro rituale se il primo non funziona, o se magari ci sono degli ostacoli, o ad esempio mettiamo il caso di una situazione complessa. La situazione complessa quale potrebbe essere? Voi siete fidanzate con uno sposato, ma voi pensate che facendo un rituale che, come dire, che unisce voi all'altra persona, quella persona lascerà la compagna? No. Cioè, nel senso, un rituale è una cosa che, diciamo, è specifica di una condizione di vita, ma se la persona, ad esempio, è impegnata, o per esempio, mettiamo un altro caso ancora, se è impegnata con un'altra, è arrabbiata con voi perché comunque magari vi siete mollati, non ha apprezzato dei vostri comportamenti, e voi volete tornare con lui e volete che lasci l'altra persona, qua ci sono almeno tre rituali da fare. C'è un rituale per far placare la sua rabbia, un rituale per lasciare l'altra persona e un rituale per farlo riavvicinare a voi. Cioè, ragazzi, la magia non sono noccioline, cioè la magia è fatta di procedure, e è come quando andate dal medico, cioè se avete una complessità di patologie non è che vi dà una compressa e avete risolto la vostra vita felice. Cioè, io vi faccio questi esempi per praticità, non perché sia la stessa cosa, ma ogni cosa, ogni sistema di vita cioè, ha bisogno delle sue diciamo azioni, una in conseguenza all'altra. Quindi la cosa dei rituali veramente è molto complessa, e soprattutto se non si vuol fare delle cagate, attirarsi energie negative, eccetera eccetera, cosa che succede molto di frequente quando si fanno i ritualini che si trovano su Facebook, il rituale dell'assorbente, il rituale, non lo so, delle altre cagate che trovate in giro, quelle sono cose che poi vi attirano, ad esempio, degli spiriti larva, degli spiriti comunque di basso livello, che poi possono entrare a casa e magari la casa si negativizza e voi state male su altre dinamiche, non lo sapete neanche perché. E quindi, ragazzi, è tutto un po', è una situazione complessa. Quindi io ho deciso, proprio per una mia tranquillità personale, perché proprio mi rompo i coglioni a spiegare, quindi ve lo spiego una volta, diciamo, per tutte, e quindi, diciamo, ho deciso di non farne più ad altri, perché è una cosa che non capiscono le persone, quanto sia complesso, diciamo, risolvere delle situazioni, anche perché voi immaginate quanti soldi paghereste per avere un amore felice, veramente, cioè che veramente vi risolva la vita questa cosa. Cioè, ma non a me, intendo, io sarei disposta a dare tanto per avere una felicità importante su una mia dinamica, invece chiaramente ci sono questi personaggi a cui magari ci si affida, garanzia di ritorno, garanzia di riuscita. Andate, veloce. Anzi, l'ultima cliente che ho avuto gli ho detto: guarda, ti prego, rivolgiti a qualcun altro, gli ho detto. Perché, ragazzi, è una cosa che bisogna valutare veramente molto bene quando ci si chiede: voglio fare un rituale. Bisogna valutare bene sia chi ci si affida, sia anche se vale la pena farlo, perché io, ad esempio, c'è stato un periodo della mia vita in cui facevo tanti rituali, e adesso, per esempio, è un periodo in cui faccio pochissimi rituali, ma non perché non credo nella magia, perché la magia ha veramente un grande potere e non bisogna abusarne, perché quando si abusa delle cose è come quando abusi di qualsiasi cosa nella vita, cioè poi ad un certo punto
non capisci più il confine, non capisci più se una cosa funziona. Magari, ad esempio, è capitato anche che mi incaponissi su un obiettivo e che magari chiedessi ad uno spirito qualcosa, vedevo che quello spirito comunque non me la realizzava e lo chiedevo a qualcun altro. Cioè, non si fa così, bisogna anche avere la prontezza di capire quello che fa per noi e quello che non fa per noi. Perché, ad esempio, quando si fa un rituale bisogna anche fare tutta una pratica preventiva per chiedere, cioè non preventiva, propedeutica, per chiedere, ma questo spirito a cui io mi voglio rivolgere, che è uno spirito potente per i rituali d'amore, mi vuole aiutare? E se quello spirito non ci vuole aiutare, dire ok, questo spirito non mi vuole aiutare, provo a chiedere a qualcuno. Se andando avanti ci rendiamo conto che comunque gli spiriti, magari abbiamo fatto comunque un rituale o due rituali, non ci vogliono aiutare, a volte non è colpa dell'operatore, è proprio anche come se il destino vi volesse dire guarda che non sei sulla strada giusta. A me personalmente è capitato, e non sono la prima scappata di casa che fa un rituale per la prima volta, cioè mi è capitato che qualcosa non riuscisse e mi sono resa conto che quelle cose che non sono andate a buon fine, grazie a Dio non sono andate a buon fine, perché a volte le cose quando non vanno è per un nostro bene, perché ci sono comunque i nostri santi che ci guidano e che ci vogliono lontani da certe situazioni che invece noi vogliamo assolutamente trovarci a vivere. E invece gli spiriti magari sanno che quelle situazioni non ci fanno per niente bene, e quindi anche per quello può andare male, tra virgolette, un rituale, perché magari ci sono degli spiriti che tra loro sono in opposizione, o i nostri stessi spiriti non vogliono per noi il male che noi vogliamo a noi stessi. Comunque, io ho finito il sermone. Bene, bene, quindi abbiamo capito. Ho fatto un sermone, però era necessario, secondo me, spiegare queste cose. Scusatemi, io poi sono sempre super infervorata quando parlo di cose che mi piacciono. Ma che cosa dovevamo fare? Dobbiamo fare altre carte? La terza stesa. La terza dobbiamo fare? Ah, ok. Allora, la terza è la nostra candela del sole. Bene. Vediamo la candela del sole. Max, tu sei d'accordo con quello che ho detto sui rituali? Cosa ne pensi? Certo, perché ovviamente io credo che, sì, come dicevi tu, la magia le sue... Cioè, non possiamo sperare che sia un 2 più 2 fa 4, insomma, non è deterministico. Certo. No, ma io poi non riesco a capire con quale umanità molti operatori dicono ti garantisco la riuscita di qualcosa. Cioè, tu dimmi, come si fa a dare una garanzia? Sulla base di che cosa garantisci? Sulla tua esperienza? Puoi dire, io ti dico, la mia esperienza mi fa dire che... va spesso bene, ma garanzia di riuscita? Boh, io non lo so, alzo le mani quando scrivono, come quando dicono che i tarocchi sono una scienza. Ma quale scienza? Ma lasciamo la scienza alla scienza e la religione alla religione, perché sono due cose diverse. Sì. Comunque, ragazzi, è un mondo veramente strano. Io, come dire, non sono... non dico che non c'è un legame tra queste due porte del mondo, anzi, io mi sono tatuata un drago serpente che proprio nel misticismo orientale rappresenta proprio il conflitto, ma anche l'unione tra la religione e la scienza, perché io mi sento di voler rappresentare un anello di congiunzione tra la religione e la scienza, tra la magia e la scienza. Ma tutta questa cosa di voler dire a favore di uno, a favore dell'altra, non sono d'accordo, perché ognuno ha il suo ruolo e poi il nostro compito è cercare di capire come possiamo unire queste due strade. Allora, vediamo un po' la campana l'abbiamo fatta, la candela. Vediamo se diventerete ufficiali. La candela. Allora, diventeranno ufficiali coloro che stanno aspettando che il loro rapporto si ufficializzi, coloro che hanno scelto la candela del sole. Un numero da 1 a 22. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, al taglio c'era la torre con il sole.
sento troppo silenzio oggi, mi sembra irreale. Sarà che i gatti dormono, non riesco a capire questo silenzio di oggi. Confabulando qualcosa sicuramente. Stanno preparando qualcosa. Allora, asso di spade, 5 di denari, il bagatto, l'otto di spade, la regina di denari, l'otto di bastoni. Allora, fin qui c'è un cambiamento di direzione, secondo me, in positivo, però qui, secondo me, non ci vedo ancora delle grandi... Ci vedo un parlare della vostra situazione futura, però non un prendere delle decisioni concrete. È un parlare di voi due e di quello che è il vostro rapporto, le vostre intenzioni. Quindi c'è comunque un qualcosa che è un cambiamento di direzione, probabilmente però a seguito di un evento spiacevole, quindi può essere che abbiate litigato e che riparlerete di voi due, oppure può essere che appunto a fronte di un evento che comunque è stato spiacevole, magari anche di altra natura, abbiate poi la spinta per poter parlare della vostra unione. Un numero da 1 a 21. Un numero da 1 a 21, 1. L'otto di spade, no, l'otto di bastoni, c'era prima l'appeso, il 6 di bastoni, il fante di spade e l'asso di coppe. Un numero da 1 a 20. 4. Il diavolo, il 3 di coppe, il 4 di coppe, il 5 di coppe. Allora, secondo me no. Non riuscirete a diventare ufficiali in questo rapporto, perché comunque, secondo me, può essere anche che non ci sia un'altra persona, secondo me, in mezzo, però questa persona non è pronta ad assumersi proprio la responsabilità di dire noi siamo una coppia. Quindi, secondo me, c'è ancora tutta una serie di incontri, cioè nel senso vuole continuare a vedervi, vuole continuare a mantenere un legame con voi, a fare l'amore con voi. Non vedo un rapporto banale, vedo un rapporto anche in cui c'è tanto senso del possesso verso l'altro e anche il desiderio anche di esclusività. Quindi non è una persona che vi vuole condividere con altre persone. Però comunque, secondo me, nonostante ci sia una situazione stabile del vostro legame che continuerà, secondo me non c'è la possibilità o il desiderio di entrare in coppia. In questo caso, secondo me, non è che c'entra la possibilità. Non c'è la maturità e non c'è il desiderio di essere una coppia alla luce del sole, perché uno dei due, secondo me, non se la sente di andare oltre, perché comunque preferisce mantenere la relazione ad un più basso livello di impegno materiale concreto. Non vedo proprio altre persone, cioè potrebbe essere che proprio questa persona vi inviti anche poco ad andare fuori, ma neanche a bere qualcosa, per dire. Cioè lo vedo come uno che vi incontra veramente o al parcheggio del cimitero, neanche, cioè che magari vi porta al motel o che comunque vi incontra a casa vostra senza fare altre attività. Quindi non vedo neanche un impegno da parte sua nel condividere altre cose oltre l'amore. Potrebbe essere anche che state più tempo insieme, nel senso che magari passate diverse ore, però comunque questo è uno o questa ragazza. E una che per ora non vuole andare oltre. Quindi per questa candela del sole ci vedo comunque continuità di incontri erotici e continuità del vostro legame affettivo, ma mancanza di impegno a livello di presentarvi ad altre persone o essere ufficiali alla luce del sole, dichiaratamente fidanzati. Quindi niente, insomma. No, però comunque la vedo continuare la relazione. Ah, bene, quindi almeno comunque la relazione va, insomma. Sì, la relazione continuerà, secondo me, però a livello di impegno, secondo me no. Cioè l'impegno, diciamo, nel fare altre cose. Ho spiegato tutto prima. Bene, quindi abbiamo esaurito le nostre cose, quindi ci puoi ricordare chi sei?
Io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica e mi potete contattare su Instagram per prendere appuntamento per fare i consulti e ci metteremo d'accordo più o meno per fare un consulto in un qualsiasi giorno previa disponibilità tra le 14 e le 16 e quindi vi aiuterò comunque a fare luce sui vostri dubbi, su quello che volete sapere attraverso le carte e anche a migliorare la vostra vita attraverso vari espedienti che possono essere appunto profumi, talismani, pentacoli e altre situazioni che vi proporrò quando ci parleremo. E comunque ci sentiamo eventualmente, mandatemi una richiesta su Instagram che io appena la vedo vi rispondo e altrimenti mi potete contattare sul sito web Wengo, WENGO. Bene, bene, quindi grazie alla nostra Penelope, quindi salutiamo anche le nostre amiche gattine che oggi non sono presenti. La Seona è sulla sirenetta e sta facendo la ninna, è tutta al calduccio. Bene, ciao Penelope, alla prossima, ciao Penelope. Alla prossima, ciao. Ciao. Aspetta che non si chiude la cosa. Aspetta, chiudo un attimo la conversazione e ti richiamo, perché non si chiude la cosa.